L'ultima. Nella scuola, quando riesce a giustificare il figlio della famiglia. Bella questa scena finale quando è morto lui e che siamo nella cosa di Halloween e ci sono tutte le croci, eccetera. L'ultima, quella del viso, quando la ragazza sospetta che lui non sia affatto morto. In particolare che ho l'ultima scena in cui c'è il ritorno del ragazzo che non è morto, quello. Quella del labirinto. Quella dentro il labirinto, così, quella lì che mi è rimasta più impressa. Le musiche, basta. La sparatoria dentro la casa dove i poliziotti fanno la figura, proprio i poliziotti da operetta che sono in 8-9 e riescono a farsi ammazzare praticamente tutti. La lotta finale, tutta la parte finale con questo inseguimento del labirinto. Quando lui esce dal bagno. Quando risolve la questione col preside della scuola. Mi ha colpito praticamente l'ultima scena quando c'è la resa dei conti tra il cattivo del film e i buoni, che è ambientata, cioè, mi ha ricordato quei film degli anni 80. La scena dentro il dinner, quella finale, quando fa esplodere. È una scena molto particolare, secondo me. Dopo che ammazza la ragazza e butta le bombe a mano. Quando il tipo viene ucciso dal ragazzino e gli dice che non preoccuparti, non devi sentirti in colpa, hai fatto bene. Lui con la scritta RIP. Dopo che il bambino l'accoltella, non sentirti in colpa, hai fatto la cosa giusta. Ho l'esplosione in cui lancia le bombe a mano come fossero delle simpatiche palle da bowling. Vabbè, la scena tamarra era talmente tamarra che un po' ne valeva la pena. Quindi la scena quando tipo fanno a cazzotti nel bar, che si spaccano tutte le cose addosso a vicenda. Quella.